Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Allora, sono stato un attimo a FK, no, FK off camera, a sistemare i punti che avevamo su Haife. E in pratica non è malaccio come personaggio, per cui non mi dispiacerebbe portarlo in battaglia al posto del PG cacciatore che abbiamo fatto Veina. Allora, per ora qua ho lasciato intatto Weapon perché non volevo fare alzare la lancia, volevo lasciarla su Bow che non avevo abbastanza punti da poter alzare, dovevo spendere almeno 175. Qui le ho dato l'Anticipate Opening che potrebbe tornare utile con l'arco perché magari la lascio ferma se gli altri stanno avanzando, gli faccio l'Anticipate Opening per aumentare il danno. Ho notato che ha questo Snaring che potrebbe tornare utile, che il primo che viene a melee con lei ha Snared, per cui ha un malus, e il resto l'ho lasciato comunque così com'era. Di utility l'ho messo Constitution, oltre al Heavy Sleeper che aveva messo lo scorso giro, perché è abbastanza utile, abbastanza sempre, e ho deciso di alzare Preserving e un pochettino Hunting. Teoricamente cioè, durante l'accampamento la userei più per preservare che per non per cacciare, perché cacciare avevamo già potenziato sia Sveina che Svala a livello 4, quindi terrei lei come Nefia potente a preservare. Male che vada, comunque di ripiego può andare a cacciare perché aveva già 2 punti su Hunting, mi pare, forse già 3, non mi ricordo. E poi tutto il resto dei punti li ho spenti, li ho spesi. Li ho spesi alla grande qua sulle kill passive, e in pratica le ho messo sia il backstabber che può essere utile visto che abbiamo quelli che lanciano le pietre eccetera eccetera, poi le ho messo questo ce l'aveva già, Kinai, le ho messo night vision così almeno se dobbiamo avere delle situazioni di notte in cui tira con l'arco non ha penalità all'accuracy, quick fit ce l'aveva già, le ho messo sexist perché avevo bisogno di arrivare a 175 e ci può stare, facciamo un background in cui lei è abbastanza sessista e quindi ce l'ha con gli uomini. Ricordiamoci di utilizzarlo più che altro quando siamo in combattimento. Sharpshooter è comodo, essendo che la faremo principalmente combattere con l'arco. Come anche Steady Hands, che ha il 100% di hit chance per l'interrupt. Le ho messo Strider, che le dà più movimento, che per appunto uno con l'arco è comodo che sia mobile, molto mobile. E per stare nelle retrovie e comunque seguire il discorso. E Walkier Shots già ce lo aveva. Quando sono arrivato a 175 ero indeciso se aspettare e tenere i punti, perché mi avanzano solo 15 punti, tenere 18 punti per l'arco, oppure aumentare le utility skill, ho deciso di aumentare preserving perché per ora terrei comunque come main arciere, Ketil e non Haife, per cui Haife la terrò un pochettino più nelle retrovie all'inizio, poi vedremo un attimo. Nulla ci vieta quando sarà il momento di potenziare anche lei l'arco. Tra l'altro Ketil non ha ancora arco 4, potrebbe essere utile poi portare quello a 4, forse perché non avevamo abbastanza punti, costa 18 comunque per portarlo su, e a livello 4 ci dà una nuova abilità. Vabbè, l'accuracy e base damage sono aumentati di 40 rispetto a 30, quindi 10 punti in più. Può lanciare una freccia di fuoco, per cui aggiunge anche fuoco alla zona, per cui aggiunge burning, che è comodo per tutti quelli che hanno scudi, magari perché abbiamo scoperto che lo scudo blocca gli attacchi, ma il fuoco passa al discorso dello scudo. E può davvero anche mettere in fiamme robe, per cui sarebbe molto molto comodo poi che ci portiamo questo a livello 4. Detto questo, ci vediamo tra un attimo quando ho sistemato un paio di altre cose. Beh, allora, stavo guardando un attimo su cosa possiamo spostarci in questo momento, perché attualmente abbiamo questa di andare a vedere appunto il North Thegn, che è appunto la terza fazione, diciamo qui.
Mentre invece per Northumbria abbiamo il pretendente, l'agente che assedia la fattoria, trovare terzo ammenicolo dal poeta Scarbrug, che non so dove sia però. Questo non voglio farla. Dobbiamo tornare a Skjern. Qua liberare i due vichinghi che sono prigionieri, ma non lo farei adesso. Oppure andare qui. Allora, vorrei un attimo segnarmi questo della donnina per vedere dove è Scarborough, perché non me lo ricordo. E poi andrei a occuparmi di questo. E poi vedremo come si sviluppa la situazione, perché al momento non mi pare che abbiamo tante altre opzioni se non interferire nelle politiche locali dei vari tizi. Probabilmente avessimo scelto una via aggressiva, sarebbe quasi a farsi un secondo gameplay, ma non penso che ne avremo l'opportunità. Sarebbe stato più, cioè, seguendo altre strade, senza mettersi così in mezzo a fare delle robe strampalate. Però noi vogliamo semplicemente commerciare, loro vogliono la nostra fiducia, eccetera, eccetera. Allora, dov'è Scarborough? Ah, questo è dove c'è il nemico pappappero. Ma Scarborough dov'è? Ah, ok, questo cosino qua si nasconde tantissimo. Ah, no, vabbè, dall'altra parte del mondo. È appena sopra a York. Ah, ma qua è dove siamo approdati noi, tra l'altro. E dove siamo approdati noi, tra l'altro. Per cui cosa facciamo? Mentre invece i tipelli, là quelli delle isole, dobbiamo partircene con la nave, mi sa, per andare a trovarli, beh. Questi qua. Dove ci indica? Non ci indica, dice salpa. Lui probabilmente deve andare proprio da un'altra parte con la nave. Allora niente, direi che conviene che ci occupiamo di questo adesso, cioè del pretendente, che effettivamente, ok, è qua. Qua intorno abbiamo degli accampamenti. Questo è da liberare. Ci arriviamo sereni, dovremmo. E poi si vedrà. C'è un altro occupato là, ma penso che farò strada dritta. Se incontriamo Kaeltram, dobbiamo risparmiarlo. Va bene, dai, allora andiamo qua. Occupiamoci dell'accampamento. Ah, li metto in ordine alfabetico, per cui lei è sempre per primo. Allora, io prenderei comunque i soliti. Mi dispiace che facendo dei combattimenti con loro non aumenti la loro stima, eccetera, eccetera. Perché, cioè, in realtà, scegliendo Aslafer, io mi fido di lui, eccetera, eccetera. E invece è abbastanza girato male lui, eh? È proprio al minimo del morale possibile. E non so neanche tanto come aumentarlo. Però nulla, siamo qua. Direi che interrompo qua la registrazione e faccio questo combattimento easy e GG. Ok? E ci vediamo più tardi. Ehi, la ciurma! Come vedete, è cambiato un po' la situazione. Purtroppo ho sbagliato, ho chiuso OBS, non mettendo in pausa, e quindi ci siamo persi, cioè vi siete persi un piccolo parte di dialogo. In pratica, Ketil ci ha rivelato che non è figlio di suo padre, nel senso che lui ha un cognome, forse qua ce lo mostra. Però lui in realtà era uno schiavo di questo tizio e aveva una sorella ed erano schiavi abbastanza maltrattati e il tizio a un certo punto si è messo a picchiarlo con violenza e la sorella si è messa in mezzo e praticamente sembra che sia morta la sorella di Ketil per mano del loro padrone. Ma in quell'episodio era presente anche Meginbjorn, nostro padre, che ha ucciso il loro precedente proprietario.
E si è preso cura di Ketil portandolo appunto con sé a Skiel. Ma in tutto questo, Ketil dice che la sorella che si chiamava tipo Se. Sere, Sene, Seve, qualcosa del genere, aveva. Non so se qualcosa, se il nome Seve, Sebe, Sere. Fosse dei pitti e quindi dice: ah, potrei scoprirne qualcosa di più effettivamente in questa zona qua di quale fosse la mia origine, perché erano stati presi schiavi, eccetera, eccetera. Magari ho ancora dei parenti e boh. Tra l'altro, l'altro giorno cercavo la Mental Resistance ed è effettivamente qua. Ok, la deriva da senso morale. Va bene. Va bene, perché c'è un attributo qua che fa un boost alla resistenza mentale a questo. Sì. Che dà più resistenza mentale di notte. Ok. Ho più 25 punti, vuol dire 25%. Sì, 25 punti percentuali, quindi un botto di più. Mareo. Tantissimo. Non farebbe male un night vision, effettivamente. Visto che c'è. Vabbè, però abbiamo pochi punti. Vabbè, niente. Detto questo, allora lui ci ha fatto tutta questa rivelazione. Quindi magari c'è partita una secondaria, sì. Cerca Perth per. Scusa, Perth, siamo appena andati via da Perth. Beh, dovremmo tornarci comunque. Adesso andiamo a. Giù verso il tizio. Allora, non sono più well fed. Ma siamo arrivati là. Aspetta un attimo, cos'è? Abbiamo scoperto qualcosa? Sì, ma non è occupato. C'è l'achievement di liberare tutti gli accampamenti e effettivamente non sarebbe una malvagia cosa. Ce ne resta solo uno là sopra. Entriamo nell'area qua. Speriamo di non avere troppi guai. Avremo dei guai di sicuro. Comunque il combattimento non ci ha dato problemi. Abbiamo preso un sacco di carne, fatto un sacco di provviste, convertito in medicine. Tutti tranquilli. Tra l'altro potrei anche mettermi. No, sono già così. Così. Più ciccione. Allora. Qua c'è l'accampamento di quel tizio. Noi vogliamo in realtà salvare l'altro se possibile, per cui non vorrei. No, devo per forza passare da lui. Non posso girarlo, no. Halt! Siamo qui per incontrare Conal McTighe. Chi di voi è scacchi? Scacchi? Quello scacchi? Chi è che era già Scacchi? L'abbiamo già incontrato questo nome. Non ci fa detto effettivamente la ragazza che Conal doveva incontrare qualche uomo del nord? Io sono Scacchi, fa Gunnar. Ah, sì, effettivamente calza la descrizione. Ma non dovevamo incontrare Ceste sulla costa? I piani sono cambiati, c'è più sicurezza nell'inaspettato. Sì, è vero. Ok, quindi potete entrare, il re è nella casa più grande. Ok, cos'è che era già questo scacchi? Nel codex ce lo dice per caso, no? Non mi ricordo chi cavolo fosse questo scacchi. Ma non l'aveva tirato in ballo la tizia nell'altro video, era più tempo fa. Noi siamo tollerati dai tizi del nord, sono neutrali, siamo tollerati in Northumbria. E questo è Kyltram? Ok, c'è un sacco di gente qua nei dintorni. Mi sa che allora, se facciamo un attacco diretto, mi sa che ci pigliamo un sacco di pizza in faccia. Ma cosa hanno fatto? Hanno massacrato qualcuno? Ah, hanno fatto un sacrificio probabilmente. Adesso vediamo cosa ci dicono. Esploriamo solo un attimo qui.
Vedere se c'è qualcosa di interessante. È tipo un cairn, guardalo. Tac. Un punto gratis. Ok, nella casa più grande, quindi immagino che lui sia là dentro. Ma vorrei prima uno osservare questo. Ha un maiale. Hanno scaricato un maiale, sembra. Poi qua c'è una tizia e Kael treme lui, ma ok, però non stiamo combattendo. Loro sono fin troppi, perché se dovessimo combattere sono 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 più i tizi dentro. Noi siamo solo in 6. Ok, detto questo, scammino? No, beh, guarda, tanto salvataggio ne abbiamo uno abbastanza recente. Proviamo a parlare con lei. Lui? Hai mentito con gli uomini. Scusa? Gli hai detto che vi hanno mandato degli altri vichinghi. Quello che abbiamo incontrato qualche giorno fa. Come fai a sapere che non lo ha fatto? Quel vichingo è stato qui anche. E ho avuto un sacco di tempo per vedere tutti i suoi uomini quando hanno mangiato il mio cibo e bevuto la mia birra. Non eravate là? Che cosa mi costerà farti mantenere il segreto? Non voglio i vostri soldi. Voi sporchi vichinghi. Pensi che tu possa semplicemente. Questo è il sistema. Sei qui, siete qui per ucciderlo, vero? Non posso immaginare che possiate essere qualcos'altro se non dei killer ingaggiati. Siete stati mandati da Constantine? Andare con due, cosa ti interessa? Un buon uomo quello, un buon re. Meglio di Conal, questo è di sicuro. Vi auguro successo. Non prendetela male. Ma riuscirete soltanto a farvi uccidere. Ma sarei felice di essere smentito. Questi maiali sono stati qua per almeno. Fortnite? Non so cosa sia. Secondo impressione, effettivamente sono stato poco gentile con i suini. I suini ci danno la carne di maiale. Questi non hanno fatto altro se non bere la mia birra. Chiedere, perché pensi che saremo uccisi? Quello è Conal McTighe dentro, non è un pazzo. Vi riconoscerà di sicuro. Se i suoi uomini non vi uccidono, voi lo ucciderete. Ma farà un gran casino. Quando uscirete di là, tutti saranno pronti per andarvi contro. Dici forse che stai servendo birra a tutti questi uomini? Ti guarda sospettoso. Sì. Non è mia scelta, ma mi stanno derubando da quando sono qua. Oh, non è un furto. Conal è il re e tutto questo. Ma alla fine il risultato è che la mia birra è andata e ora la mia famiglia sta diventando affamata. Effettivamente sono in possesso di un po' di veleno. Se ne mettessi un po' nella tazza di birra e porti a Conan, cesserà di essere un problema molto in fretta.
leggermente i pro e i contro di tutto questo. Ci sono due buchi però nel tuo piano. Però il problema è che gli uomini di Conan hanno spostato tutti i miei barili nel loro campo e hanno messo due uomini a controllarli. Per fare questo dovresti distrarli mentre modifico la birra. Il secondo problema è che se servo del veleno a Conal McTighe e tu Scaldo, non lo so, nello stesso tempo sarò morto appena i suoi uomini lo scoprono. Me ne occuperò. Fammi essere effettivamente chiaro. Tu mi dai il veleno, io lo servo a Conal e ai suoi uomini. Quando è morto, ti do il segnale e tu uccidi tutti gli altri qua fuori. Ti sembra fattibile? Dovrei essere davvero fuori di testa, ma ok, lo farò. Diamogli 5 di veleno. Ma fai attenzione. Bene, ora devi solo cercare di distrarre quei tizi che controllano i barili. Ok, io vorrei parlare col tizio per dirgli di andarsene, ma non posso farlo. Tra l'altro, curiosità, io il veleno ce l'avevo perché in tutto ciò? Perché sono dei craftabili? Forse? Ah no, Sepa! Ok, si chiamava la sorella di Ketil. Se Ketil ha questo, gli dà più 5. Ok. 5 di resistenza al danno da distanza. Allora io farei un salvataggio qua per sicurezza. Ce l'abbiamo un... Chiamiamolo prima di... Conal. Conad? No, Conal. Ma tra l'altro conviene che terminiamo qua il video perché avevo già registrato circa 10 minuti prima. E quindi ci salutiamo qua. E vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi perché se non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.